Ultima giornata di andata anche a Porto Recanati, in campo per l'occasione Porto Recanati Grotta a Mare. Locali chiamati a difendere la quarta piazza del campionato e tra le mura amiche possono vantare sinora 5 vittorie su 8 incontri. Ospiti invece che stazionano nelle parti basse della classifica ma che fuori casa hanno un andamento decisamente più brillante. Prima azione degna di nota nel corso del match al minuto 23. Conclusione di Iachini dai 20 metri che chiama Palmieri alla grande risposta in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci prova anche Giallonardo, ma c'è ancora il estremo difensore Palmieri del Porto Recanati pronto che si salva in calcio d'angolo. Sostituzione forzata nel Porto Recanati, dopo 28 primi infatti costretto a lasciare il rettangolo di gioco Gasparini, claudicante, gli subentra Rombilini, classe 97. Prima frazione di gioco che finisce a reti inviolate. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Nono minuto, Grotta a Mare pericoloso. Sul rinvio del portiere Palmieri, la sfera arriva fra i piedi di De Cesare che conclude a rete, blocca però la sfera all'estremo difensore. Il match si sblocca al dodicesimo con la prodezza di Iachini che fa partire una gran conclusione sulla quale nulla può Palmieri. È la rete del vantaggio ospite. Break del Porto Recanati finalmente al 23esimo, prima azione degna di nota è questa sforbiciata di Santoni con sfera che si perde di poco a lato. Nel Porto Recanati pesano alcune indecisioni difensive e una certa difficoltà a costruire la manovra offensiva. Il Grotta a Mare dopo il gol del vantaggio si limita a colpire di rimessa. Porto Recanati pericoloso al 40esimo, rasoterra velenoso di Caporaletti a fil di palo. Espulso mister Posanzini, reo di proteste a 2 minuti dal 90esimo. Finisce 1-0 per il Grotta a Mare, match winner Iachini che regala 3 punti d'oro alla sua squadra. Le impressioni dei due allenatori nella dopopartita. Allora, mister Posanzini, una sostituzione forzata, quella di Gasparini, inizio partita, quindi partita subito in salita. Può bastare questo però a giustificare una sconfitta, quella di oggi? No, no, non può bastare, è logico che sia stato tolto il giocatore che è un riferimento, però ci sta, loro sono venuti qua, hanno preparato benissimo secondo me la partita a livello tattico, fase non possesso, noi dovevamo avere un po' più di pazienza e tranquillità nella gestione della palla perché poi comunque sapevamo che nel corso della gara non potevano tenere quei ritmi in fase non possesso. Infatti il secondo tempo secondo me abbiamo preso meglio il campo e è logico che quando manca Lele, quando manca Gasparini, quando manca Garcia, che sono quei giocatori che contro sfide chiuse e danno qualità, soffriamo un po' di più per creare l'ultimo passaggio, per creare uno contro uno. Loro paradossalmente secondo me hanno fatto quel momento in cui sembravamo che eravamo usciti fuori dalla fase un po' di sofferenza e hanno fatto un gran gol, quindi poi è stato un po' più difficile, peccato perché poi è la terza partita della settimana e quindi solitamente chi va in vantaggio poi ha enormi vantaggi perché ti manca lucidità, noi ci mancava anche un po' di qualità visto le assenze, quindi si fa un po' più fatica. Noi ragazzi li ringrazio perché hanno dato tutto fino al 90esimo e la conclusione. Mi dispiace chiudere un anno fantastico per tutti così, però calcio questo, quindi ci mettiamo sotto e lavoriamo per il ritorno. Ecco, sin qui la partita. Un giudizio a questo punto su queste prime 17 giornate di campionato? Sì, è un campionato in cui non ci sono squadre... Io parlo... sono 2 anni che alleno, quindi parlo di riferimento allo scorso anno che allenavo la promozione. Non ci sono squadre deboli, nel senso che ogni squadra comunque ha dei giocatori di qualità che ti possono mettere in difficoltà e quindi se non interpreti la partita in maniera giusta e corretta al 100% va in difficoltà con tutti. La testimonianza è Grotta a Mare che è ora 17 punti, è una squadra completamente rivoltata comunque perché c'aveva credo 7-8 giocatori nuovi su 11 oggi dall'inizio, quindi ci sono tutte squadre che ti mettono in difficoltà e quindi niente, dai, noi abbiamo fatto un ottimo cammino, spero, penso di poter proseguire su quella linea, dai, che oggi abbiamo annunciato un altro ragazzo, 97, quindi l'obiettivo nostro è quello, noi dobbiamo fare più punti possibili per stare tranquilli e poi lanciare più giovani possibili.
Allora, mister Zaini, una vittoria dovuta ai nuovi innesti o per voi è proprio più facile far punti fuori dalle mura amiche? Ma al di là degli innesti che sono, avete visto, sono ragazzi straordinari, hanno dato l'anima oggi, al di là di questo noi veniamo da diverse prestazioni fatte in questo modo, solo che non avevamo raccolto molto, dalla San Benettese addirittura avevamo fatto una strepitosa partita, avevamo fatto bene anche a Cascinare, in casa abbiamo fatto una partita incredibile domenica, l'abbiamo persa. Oggi abbiamo continuato a giocare in questo modo, grazie a tutti, perché la società che mi sostiene, il direttore Vecchiola che mi sostiene, tutti che cercano di spronare me e questi ragazzi perché capiscono che stiamo facendo bene e non riusciamo a raccogliere. Oggi ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto qualche buone occasioni, credo che abbiamo giocato contro una squadra validissima e fortissima sotto ogni punto di vista, quindi sono contento, ma adesso dobbiamo tenere bene i piedi saldati per terra perché la strada è lunga e tortuosa, lo sapevamo. Ecco, 3 punti d'oro per uscire dai bassi fondi della classifica. Un commento a questo punto su queste prime 17 giornate di andata? È un campionato molto livellato, si soffre ogni domenica, sia che giochi con la prima sia che giochi con l'ultima, questo per quanto riguarda la mia squadra. Però credo, e da quello che vedo dalle immagini, credo che sia un campionato difficile perché è molto livellato e sarà dura uscire dalle sabbie mobili per noi. Tolta la San Benettese, gli altri lotteranno secondo me fino all'ultimo secondo dell'ultima partita.